siamo pronti sia per il sì sia per il no. Se dovesse realizzarsi la metro, ci sarà questo vettore pulito, senza fili, ecologicamente sostenibile, elettrico, che passa attraverso il parco, altrimenti adotteremo un sistema di trasporto fatto di pullman elettrici con colonnine di ricarica, che potranno comunque garantire il trasporto su gomma nell'asse nord-sud della città e anche fino all'Università della Calabria a Rende, e che si interfaccerà con un altro sistema di trasporti trasversali nella città, sempre fatto di pullman elettrici, il cui finanziamento è già garantito dalla Regione con l'accordo di programma. Discorso metro io credo sia ormai superato perché è stato un argomento molto divisivo e per alcuni lo è ancora, però oggettivamente si è capito che la città ha bisogno di altro oggi, ha bisogno di una rete di trasporti ecologici ed efficienti. Questa metro, la metro che avrebbero voluto realizzare con l'amministrazione tutta, assolutamente no. La metro è già esistente. Io ieri ho fatto un giro con il trenino della Calabro-Lucana che mi ha portato da Vaglio Lise fino a Piazza Matteotti in 3 minuti. Il trenino prosegue fino al Sabuto e quella linea con 10 metri di binario che si possono aggiungere alla stazione di Vaglio Lise può facilmente congiungere il Sabuto con l'università in meno di 10 minuti. Non c'è bisogno di altro. Esiste già. Metro no, perché sono stato uno dei promotori a protestare in modo forte e deciso contro la costruzione della metro. Per vari motivi, io sono per l'apertura del viale e non per altre cose tipo chiusure oppure addirittura la metropolitana. Guardi, io credo che la metro così come è stata pensata, no, sul rotaia, no. Credo invece che ci sia bisogno di un sistema di mobilità urbana moderno, per esempio su gomma, bus elettrici, che siano più agili, possono arrivare in ogni quartiere della città e collegarsi con, io ormai la chiamerei urbana, Cosenza Rende, che uno, la ritengo un'unica città, no? Magari utilizzando anche i comuni, no, considerando i comuni contermini. Questo lo affermo perché da studi fatti che ho letto ripetutamente, ormai le metropolitane sul ferro sono superate, rumorose, costituiscono barriere. E tra l'altro abbiamo un esempio, lei lo saprà meglio di me, abbiamo un esempio a Messina, una città vicina alla nostra, che ha un bacino di utenza 10 volte maggiore della nostra, ha dovuto chiudere la metropolitana su ferro perché è antieconomica e non serve alla città per come si dovrebbe. Metro no, noi abbiamo partecipato insieme con il Comitato No Metro, siamo stati contrari alla metro, ma non per un fatto ovviamente anche strutturale, perché comunque le rotaie non servono secondo noi in città, in parte c'erano anche le altre rotaie poste dopo, ma perché siamo per un trasferimento delle persone in maniera più sostenibile, quindi con un sistema elettrico o comunque alternativo del rotaio.